jingle ci introduce la nostra nuova campagna TGR in casa, che abbiamo scelto di iniziare proprio con una puntata di Oggi parlo io. Siamo andati a Moliterno e vi abbiamo chiesto se viene giustamente riconosciuto il lavoro domestico. Ecco che cosa ci avete risposto. In casa viene giustamente considerato? No, non credo, perché il lavoro in casa è tanto e non viene giustamente, non tanto retribuito da un punto di vista economico, ma proprio da un punto di vista sociale. Magari la casalinga non è tenuta in considerazione come dovrebbe. Il lavoro in casa penso che viene considerato poco, si mette poco in evidenza, in quanto è un lavoro che, diciamo così, si fa ma non viene esternato, specialmente le donne che lavorano in casa, che si potevano per la famiglia, per il benessere sociale, è poco considerato. La politica bisogna essere un po' più attenta nei riguardi di queste donne che sono molto disoccupate. E il lavoro in casa viene giustamente considerato? No, assolutamente non viene considerato. Cioè sì, magari dal marito, però in generale viene sottovalutato alla grande, credo. Però c'è sempre speranza che riusciremo a farci sentire, ecco. Penso che sia valorizzato comunque il lavoro sia fuori che in casa, perché non è da tenere in meno considerazione il lavoro che si fa in casa. Perché chi lavora fuori però poi lavora sia in casa che fuori. Insomma, non sempre, perché viene sottovalutato. Una giornata intera a casa non è, insomma, leggerissima, però. E poi la casalinga non è che fa solo le pulizie, fa l'infermiera, fa di tutto. Perciò un sussidio sotto il profilo economico sarebbe una buona giustificazione. Relativamente, la donna si trova ad assumere una doppia responsabilità, quello del lavoro fuori casa. Io personalmente lavoro, sono una mamma, una moglie, una figlia. Il lavoro che è considerato è quello fuori casa, il lavoro che invece ogni mamma, ogni figlia, ogni donna fa a casa non è considerato alla pari di quello che si svolge fuori casa. Il lavoro della casalinga non viene considerato né a casa né nella società, purtroppo. Speriamo che qualcuno riesca a fare qualcosa per noi.